Essere più veloci perché hanno ampiamente sforato gli editori precedenti, quindi cercheremo di essere un pochino più concisi per rispetto agli editori che vengono dopo, noi rispettiamo gli altri. Dunque, noi siamo della MMC Edizioni, la MMC Edizioni è una casa editrice che partecipa, si può dire, da sempre al Pisa Book Festival, siamo degli affezionati e quindi magari a qualcuno di voi possiamo già conoscerli, altri speriamo che si avvicinino, che ci si ricordino di noi. E quest'oggi, dunque, la casa editrice MMC Edizioni è una casa editrice romana e oggi andremo a presentare una novità nella sua produzione. Finora ci siamo occupati di quattro tematiche principali, di quattro filoni, che sono il filone multietnico, il filone sociale, e il filone dedicato ai ragazzi più giovani e ai bambini e infine, ma non ultimo per ordine di importanza ovviamente, il filone storico-artistico, che raccoglie già tutta una serie di libri su percorsi, itinerari relativi per ora alla nostra città, speriamo di allargare il discorso. E a livello artistico avevamo iniziato con un libro qualche tempo fa che era una biografia, era più un libro critico essenzialmente su Roberto Melli, fu un primo approccio al mondo artistico, ci siamo fermati per un po' di tempo, poi adesso abbiamo ripreso, intenzionati ad allargare il discorso, con il primo di una serie, speriamo, di cataloghi artistici dedicati appunto a pittori. E abbiamo parlato prima di Melli, che era chiaramente un grande della pittura del Novecento, l'abbiamo scelto, noi siamo specializzati e diamo un occhio di riguardo più che specializzati a nuovi autori, nuovi artisti, tutto quello che è emergente qua nel panorama contemporaneo italiano, facciamo anche discorsi storici e via dicendo, però abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo verso tutto quello che emerge adesso, perché è facile dare spazio ai Caravaggio e via dicendo, tutti comprano quei libri ma c'è poca attenzione a nostro parere data sia agli autori per quello che riguarda il campo letterario e anche ai nuovi artisti, alcuni dei quali sono sicuramente molto validi. Quest'oggi presentiamo appunto il catalogo Brigitta Rossetti, Stelle senza lato. Io sono l'editrice Cristina Martini, qui a mio fianco ho l'artista in persona Brigitta Rossetti, a cui darò la parola in finale. Alla mia destra abbiamo Massimiliano Sbrana, che è il direttore del Centro Arte Moderna di Pisa. Il Centro Arte Moderna di Pisa ospiterà da oggi pomeriggio fino al 22 d'ottobre, ospiterà la mostra di Brigitta Rossetti, Stelle senza lato, che si chiama proprio omonima come il libro che qui vedete. Come presentare questa artista, il mio punto di vista è quello editoriale ovviamente, quindi da un punto di vista critico lascerò la parola a Massimiliano Sbrana, da un punto di vista editoriale perché ho scelto di pubblicare un catalogo di Brigitta Rossetti. Innanzitutto è stato molto interessante quando ci siamo conosciute la prima sera il suo approccio all'arte, perché lei non è soltanto una cosiddetta artista a tutto tondo, è una pittrice a mio parere anche molto brava, però è anche una poetessa e quindi ha proposto di creare un catalogo mettendo proprio a fronte le sue liriche e in qualche modo dedicate a quello che sono i quadri o associate in un certo senso alla sua produzione. Quindi abbiamo realizzato un libro abbastanza semplice come veste ma elegante al tempo stesso, riteniamo come forma, che ha questo particolare formato, ovvero sulla destra troviamo i libri quadri dell'artista e sulla sinistra le liriche con un piccolo dettaglio, che è un piccolo sfizio che ci siamo voluti dedicare noi, visto che lei fa dei quadri molto particolari con tantissime minuterie e dettagli, abbiamo ritenuto importante estrapolare anche quel piccolo dettaglio per ornare un attimino la pagina dedicata alle liriche. Per quello che riguarda appunto come liriche, parliamo di liriche che non hanno una loro metrica particolare, sono liriche che sono più un'espressione spontanea di quelli che sono i sentimenti e i pensieri di Brigitta. Peraltro Brigitta è dotata di una grandissima sensibilità a mio parere, come artista in genere, anche come persona, perché è veramente una persona gradevole, una volta che ho avuto modo di conoscerla, oltre anche un discorso prettamente lavorativo, prettamente professionale, e ha espresso
adesso secondo me nella evanescenza della sua pittura, nella sensibilità, esprime degli stati d'animo, dei momenti, dei flash, diciamo, di esistenza potremmo definirli, che danno, lasciano un senso di, a mio parere, parlo da profana perché come editore non sono una critica chiaramente d'arte, però lasciano una sensazione di positività, di speranza, di visione positiva in avanti verso quello che si propone. Ripeto, io non posso dilungarmi troppo proprio per dare modo anche a Massimiliano Sbrana di esprimersi. Posso solo aggiungere che una cosa che ho apprezzato tantissimo di questa pittrice è anche la serietà professionale, cioè al di là, oggi tantissime persone, come tantissimi autori di letteratura del resto, noi viviamo in mezzo a queste persone, si propongono purtroppo proponendo spesso delle cose raffazzonate, parlo sia nella scrittura, sono arti tutte e due, sia l'arte letteraria, l'arte visiva, pittorica. Purtroppo oggi tutti vogliono scrivere, noi abbiamo infatti un catalogo relativamente limitato come casa editrice proprio perché scegliamo quelli che riteniamo effettivamente validi come lavori. È facile pubblicare tutti con facilità, c'è il print on demand oggi che impazza. Riteniamo che l'editore deve ancora fare il suo lavoro con serietà, quindi saper scegliere quello che sono libri validi, proposte valide per il pubblico, saperle in un certo senso indirizzare, correggere, che è quello che tentiamo di fare come editori, e di lei abbiamo apprezzato appunto la serietà con cui sta seguendo un certo percorso. Non è un'artista emergente nel senso puro del termine, ha una sua storia, ha già fatto molte mostre sia in Italia che all'estero, quindi diciamo è un emergente, una giovane, una bellissima promessa diciamo, per questi tempi. E per quello che invece riguarda più prettamente la sua pittura, quindi la sua produzione pittorica, preferirei a questo punto lasciare la parola a Massimiliano Sbrana che vi illustrerà quello che seguirà. Grazie. Buongiorno a tutti, io ho avuto, sono Massimiliano Sbrana, direttore del Centro Eternella di Pisa, ho avuto il piacere di incontrare la prima volta Brigitta in occasione di una mostra che abbiamo organizzato scorsa primavera, nel periodo di marzo, una mostra che si intitolava appunto Eros Femminile. In quell'occasione chiaramente ho incontrato tantissimi altri artisti, ma Brigitta era fra le artiste che più di tutte era riuscita anche a sintetizzare la complessità dell'aspetto legato a quello che era l'erotismo visto dal femminile. Ecco, partendo da quel discorso è stato anche poi più facile frequentandoci e incontrandoci nel seguito fino ad arrivare appunto a questa mostra conoscerla. Ecco, Brigitta sicuramente è un artista atipico, un artista che comunque parte da una grande ricerca che deriva anche da studi che ha fatto in precedenza, si è laureata in lettere moderne, ha fatto un master di specializzazione in linguaggio multimediale, ecco, quindi un artista che comunque si apre a nuovi linguaggi, ma non le usa in questo senso, anche il catalogo, anche le opere che magari sarà possibile visionare, ripeto, fino al 22 ottobre presso il Centro Arte Moderna che si trova proprio in centro a Pisa, in qualche maniera hanno e giocano e si rifanno anche un'ambientazione orientale. In questo senso mi rifaccio anche ad alcuni spunti che dei critici, insomma diciamo dei colleghi comunque che sono inseriti in questo catalogo. Ecco, l'Oriente non va inteso, e qui mi trovo perfettamente d'accordo, come momento di come vera e propria elegia dell'Oriente di per se stesso, ma come momento come favola, come momento molto, molto personale, come luogo d'incanto in cui si possa anche attraverso un'espressione minimale, ed ecco qui la Brigitta che è pittrice ma poeta, quindi che riesce a sintetizzare così come lo fa altrettanto bene attraverso la poesia, anche attraverso la pittura, e lo fa in maniera in questo senso orientale, almeno dal punto di vista grafico, cioè utilizzando gli inchiostri. Diciamo dal punto di vista culturale la scrittura da noi occidentali ha perso un po' quello che era la valenza anche di una volta. In Oriente esistono ancora artisti che scrivono parole, scrivono disegno, diciamo più che scrivere. Ecco, in questo senso Brigitta forse è un artista occidentale che fa da ponte all'espressione più culturale nostra, e
quella orientale. Orientale inteso come sintesi, come visione più interiore, quindi una pittrice che ha la capacità che non tutti abbiamo di poter leggere non solo all'interno di se stessa, ma all'interno anche degli altri, in maniera, ripeto, molto, molto evidente, molto precisa. I suoi non sono simboli. Il fatto magari di vedere dei disegni, anche se stilizzati, può far pensare che vi sia un elemento di simbologia presente nella sua pittura. Non c'è questa simbologia. In realtà emerge e lo ripeto, ma per secondo me l'elemento poi più importante della sua pittura, emerge proprio un elemento di vera e propria ricerca interiore, che chiaramente l'artista poi affronta di volta in volta anche in funzione delle persone che incontra. Una persona che si arricchisce continuamente di tecnica, sono recenti alcuni master che ha fatto in Germania e in America, ma si arricchisce probabilmente di quello che sono gli incontri che dovrebbero arricchire tutti noi chiaramente, ma che probabilmente un artista invece proprio per la propria sensibilità riesce a sentire e a fare maggiormente proprio, incontri che arricchiscono, ma incontri fatti anche di persone quotidiane, incontri fatti con la vita quotidiana. Ecco, allora Brigitta in qualche maniera riesce a portare alla visione del pubblico, attraverso, ripeto, queste opere che giocano prevalentemente, almeno nell'occasione della nostra mostra, la maggior parte delle opere sarà giocata prevalentemente sull'inchiostro, quindi sul bianco e il nero, e qui possiamo rifarci, non sono un filosofo, però insomma in qualche maniera al bene e al male, quindi il nero e il bianco, in qualche maniera la contrapposizione, che è un elemento che poi contraddistingue la vita dell'intera umanità e di noi singoli individui. Ecco, allora Brigitta in qualche maniera, attraverso la sintesi, attraverso la dualità dei colori, attraverso un'espressione che in qualche maniera ci ricorda il nostro inconscio, che in qualche maniera fa emergere anche attraverso queste forme che in qualche maniera sono rarefatte, che a qualche volta sembrano quasi essere disciolte attraverso, in questo caso qui, l'acqua e gli inchiostri, riesce a farci anche capire in maniera più semplice, più immediata, quelle che possono essere diciamo gli elementi della vita quotidiana, mi ripeto, in generale della vita, che sia storia, che sia presente, che sia futuro, che noi abbiamo affrontato, che affronteremo, e ci porta però in un ambiente, e qui ripeto quello che avevo detto all'inizio di questa piccola presentazione, in un luogo incantato, e qui ritorno appunto al richiamo dell'Oriente, come luogo incantato che probabilmente per Brigitta è un luogo veramente di quiete, in cui veramente lasciarsi andare, e le sue opere hanno e danno proprio questa sensazione di un artista che in qualche maniera riesce veramente a liberarsi di tutti i pesi, tutte le catene che la nostra quotidianità invece ci costringe a dover sopportare, a dover in qualche maniera portare avanti. Ecco, riesce a liberarsi, e questo senso di libertà, questa grande energia che comunque è presente nelle opere, è percepibile non solo per la grande capacità creativa e anche dal punto di vista proprio estetica, che è evidente, ma attraverso, lo ripeto, questi giochi, questi segni, questa forza energetica che si vede proprio nella presentazione delle opere. Opere che spero molti delle persone che poi verranno nei giorni prossimi a visitare la mostra potranno apprezzare. E quindi sostanzialmente, ripeto, Brigitta Rossetti è artista sicuramente contemporanea, ma un'artista contemporanea che scava non solo all'interno del proprio inconscio, ma cerca anche di scavare all'interno di quelle che comunque sono le problematiche di tutta la nostra società, rifacendosi a quello che comunque è un'espressione artistica antica, quella legata alla sintesi, quella che è legata alla scrittura intesa come segno, come graficismo. Ecco, questo secondo me è una possibile chiave di lettura di quello che può essere almeno l'attuale lavoro di questa artista, che ripeto è un artista che è sempre protesa in avanti, sempre protesa in futuro, al futuro, ma che è sempre comunque pronta a leggere ciò che ci sarà davanti a
noi attraverso quello che è comunque la sua cultura, la sua storia, attraverso quella che è anche la fede, che secondo me in alcune opere è anche presente. Io sinceramente non so se aggiungere altro, sicuramente l'occasione... Sicuramente l'occasione migliore per conoscere le opere di Brigitta Rossetti sono la mostra che si inaugurerà oggi pomeriggio alle 18:30 presso il Centro Arte Moderna. Io le lascerei in maniera molto semplice la parola a Brigitta, in modo che lei possa concludere e, se vuole, possa aggiungere altri commenti, altre sensazioni, sì, e leggere qualche sua poesia. Intanto volevo ringraziarvi per avermi accompagnato lungo il mio percorso e per avermi presentato qui. Poco mi rimane da aggiungere, perché molto avete detto. Solo inizialmente una cosa voglio dire riguardo a Stelle senza lato. Stelle senza lato, più che un catalogo, è un libro. Luparia, giornalista che in occasione della mia esposizione a Genova scrisse un articolo dicendo: ho qui in mano il libro, posso toccare con le mani il libro Stelle senza lato di Brigitta. Questo sicuramente per i contenuti, infatti immagini, poesie si fondono insieme in un libro, ma nello stesso tempo ogni immagine, ogni poesia può avere una vita a sé e così lasciare anche un'apertura a diverse interpretazioni. E così come anche la veste grafica di Stelle senza lato rispecchia poi quello che è stato anche il mio stato d'animo nel creare queste poesie e queste opere, e quindi devo dire che nella completezza Stelle senza lato è un libro. Diciamo un libro, non posso dire non finito, perché ancora tanto c'è da inventare, soprattutto da parte di chi legge. Si apre con un fiore, un fiore atomico, e non si chiude. L'ultimo dipinto è Sometimes Heart Runs Away, un dipinto che potrebbe essere interpretato in mille modi. Può essere un cuore che solca mari in burrasca, come un cuore che ha appena approdato alla sua isola. Voglio leggervi a questo proposito una poesia, che può essere un'interpretazione, una nuova interpretazione, scritta da un compositore che suonerà questa sera un suo pezzo ispirato a una mia opera in occasione del vernissage al Centro Arte Moderna di Pisa, nell'interpretare Sometimes Heart Runs Away, che è l'ultimo quadro. Esatto, che è il quadro di copertina. Vuoto d'azzurro, cieco d'angoli, l'amore lontano, perché stelle cercano impervi amori, dove l'angolo ferisce, il labbro piange e bacia ancora. La sete sola, stelle senza lato, dove tondo l'amore infinito scivola. Questa è un'interpretazione della mia opera, sicuramente diversa da quello che io avevo in mente nel momento in cui l'ho realizzata, ma che mi ha colpito molto. Quindi sono stata contenta di aver lasciato questa apertura anche nella lettura sia delle poesie che ho scritto che dei miei dipinti. Voglio ricordare un'ultima cosa: Stelle senza lato è alla sua terza presentazione oggi. La prima è stata a Genova, al Museo Flavio Roma, dove presentavo solo una parte delle opere in occasione di una quadripersonale, avevo estrapolato una parte del percorso. La seconda presentazione è stata ad Allein in Austria, nella Galleria Alcatraz, dove ho presentato soltanto, visti gli spazi anche della galleria, un posto comunque informale ma alto per la cultura, avevo presentato soltanto gli inchiostri, i piccoli inchiostri. E qui siamo al momento più importante, dove presenterò le mie opere questa sera al Centro Arte Moderna di Pisa. Sia il luogo e lo spazio permetterà alle opere di dialogare tra di loro e a queste stelle di brillare ancora di più. Grazie.
Un'ultima annotazione, forse, che non è stata assolutamente, diciamo, accennata minimamente: il libro è composto ovviamente dalle opere, abbiamo detto, di Brigitte e dalle sue liriche, ma ci sono anche moltissimi commenti critici, tutti anche di nomi abbastanza importanti del settore critico italiano, sono 8 se non erro, tra i quali c'è anche quello del nostro Massimiliano Sbrana. Poi, volendo citare qualche altro nome, c'è la prefazione di Andrea Di Pré, c'è il commento critico di Sabrina Falzone, e abbiamo Francesca Mariotti, un critico d'arte, art director importante, che ha pure voluto scrivere una pagina su Carlo Catiri, Laura Caterina Abbeglia, Serena Cara, Gerardo Pecci. Quindi sono tutti nomi estremamente importanti, che denotano, diciamo, che di quest'artista si stanno accorgendo in parecchi. Speriamo che vengano un po' più di persone rispetto a questa presentazione, un augurio che ci facciamo ovviamente tutti quanti, anche perché alle 18.30 magari un orario più idoneo per l'arte, più adatto. Questo mattiniero è stato forse un orario poco felice in tal senso. Chi ascolta, oltre che chi è presente, fosse interessato ad acquistare il libro, noi siamo qui adesso, volendo può autografarlo la Brigitte Rossetti stessa, oppure andare direttamente anche allo stand di MMC Edizioni, siamo qui fino a domani, a disposizione per tutti. Non ci sarà Brigitte adesso rimarrà un pochino, poi sarà libera. Cioè, speriamo che si accorra più numerosi stasera alla mostra, all'inaugurazione della mostra. Grazie a tutti.